Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Allora, è inutile che vi stia a dire l'ultima news delle ultime 24 ore, l'arrivo della Super League, bla 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 bla. Non sto qua a soffermarmi su Super League sì, Super League no, perché non è assolutamente il luogo giusto, non è mio interesse parlare di questo. Mio interesse è parlare di FIFA Ultimate Team, FIFA, le licenze e FIFA 22. Vi riporto adesso, qua di fianco a me, una news importante pubblicata da un noto profilo Twitter. Vuoi acquistare crediti per migliorare la tua squadra Ultimate Team? Vai su IG Vault e utilizza il codice Lucio per il coupon sconto del 6%. Link in descrizione. Come potete vedere qua di fianco a me, c'è lo screen del tweet in questione. La pagina si chiama Madrid Zone, è una pagina molto rinomata, diciamo. A 50.000 follower, non eccessivi, ma è un bel numero e solitamente fornisce informazioni molto veritiere e leak e informazioni in anteprima corrette. Allora, come possiamo vedere al messaggio, dice Super League Club will reportedly be out of the FIFA video game franchise starting from FIFA 22. Cosa vuol dire? Vuol dire che i club che hanno aderito alla Super League, quindi la nuova competizione non UEFA europea, annunciata nelle ultime 24 ore, vedrà questi club al di fuori del videogioco FIFA 22, scusate, del franchise di FIFA a partire da FIFA 22. Cosa vuol dire? Che se veramente ciò accadesse, significa che i club che hanno aderito a questa competizione, quindi per dalla Serie A parliamo di Milan, Juventus e Inter, va bene? Avevamo già il Piemonte Calcio e non la Juventus in FIFA Ultimate Team e in FIFA in generale. Però parliamo anche di Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e tutte quelle squadre che hanno già aderito alla Super League. Quindi, stando a questa informazione, le squadre in questione non saranno presenti in FIFA a partire da FIFA 22. Altra cosa importantissima, sempre tramite Madrid Zone è stato rilasciato un altro tweet informativo legato alla possibilità che, siccome la Juventus è già un partner esclusivo di Konami, c'è una piccola possibilità che la Super League, o meglio, le squadre appartenenti alla Super League possano essere una esclusiva di Konami e quindi di PES a partire dal prossimo anno. Ma questa chiaramente è una cosa che vedremo. Allora, innanzitutto vi consiglio di prendere con le pinze qualsiasi informazione riguardante la Super League stessa, riguardante la UEFA Champions League il prossimo anno, riguardante FIFA, riguardante il prossimo FIFA, eccetera, eccetera, perché ci saranno sicuramente evoluzioni. Sfido al fatto che Electronic Arts possa privarsi della licenza di tutte queste squadre. Sfido alla possibilità che i giocatori che parteciperanno alla Super League siano esclusi dall'Europeo e dal Mondiale. Sfido al fatto che le squadre che partecipino alla Super League possano andare ad essere escluse dalle competizioni UEFA, ok? Però ripeto, non è questo il mio interesse. Non è questo quello su cui mi vorrei soffermare su FIFA. Diciamo che se così dovesse essere, si potrebbero aprire due scenari differenti. Il primo scenario, cioè il meno catastrofico, è quello che tutto rimarrà invariato al di fuori della licenza derivante dal nome squadra, loghi e divise ufficiali. Quindi potremmo vedere, anziché, non so, la squadra FC Inter, vedere solo Inter Milano, per dire, con divise farlocche, nome squadra farlocco, logo farlocco, ma tutti giocatori reali, così come accade quest'anno col Piemonte Calcio e la Roma FC. Stessa cosa potrebbe capitare con Manchester City, con United, eccetera, eccetera. In pratica, FIFA potrebbe diventare il nuovo PES, stando alle licenze, però con nomi reali. C'è un però. Il però riguarda il fatto delle licenze dei giocatori singoli che potrebbero essere esclusi da FIFA Pro, dalla FIFA, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una piccola possibilità che a partire da FIFA 22 la licenza di ciascun singolo giocatore appartenga non più all'accordo FIFA, FIFA Pro e tutto quello che volete, bensì alla, diciamo, licenza legata alla Super League. Quindi c'è la possibilità che qualora Electronic Arts non acquisisca
la licenza ufficiale della Super League, non solo le squadre saranno farlocche, ma potremo avere giocatori farlocchi. E questo potrebbe comportare nell'avere per la prima volta da decenni, cioè dai primissimi FIFA in cui i nomi erano farlocchi, avere effettivamente un gioco senza licenze complete. Poi chiaramente bisognerà vedere se sarà PES ad avere le licenze, se le licenze rimarranno campate in aria, se questa Super League andrà in porto effettivamente o se diventerà un nulla di fatto, non lo so, non lo sappiamo. Però queste sono le tre possibilità. Normalità per FIFA 22, normalità ma una decina di squadre in più senza licenza ufficiale per nome squadra, logo e divise. O alla peggio, e qua diventerebbe, ve lo dico, una merdata, cioè avere un Ultimate Team con Cristiano Ronaldo piuttosto che Lionello Messi o Neymarino piuttosto che, non so, Trappé e non Mbappé, sarebbe veramente una cacata. Mi auguro veramente che non accada ciò in FIFA 22. Comunque, seguiranno un sacco di informazioni in più, vere e non vere. Attenzione sempre a leggere informazioni da fonti attendibili e fonti non attendibili. Non appena ci saranno news, ci saranno novità, provvederò a farvelo sapere e a fare un nuovo video in merito. Nel frattempo, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate della Super League legata alle licenze FIFA, ragazzi. Ok? Questo è l'argomento principale su cui mi vorrei soffermare. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video sul canale YouTube. Iscriviti al canale e un saluto da Lucio, ragazzi. Ciao!